Mentre tu fai in modo che tutte ti odino per ciò che fai. Esci subito. E se invece anche no? L'allenamento è annullato, tornate a casa, informo io la segreteria. Che stai facendo ancora qua? Aspetto, il signor Stallard ha detto che veniva per le 3:15. Hai scomodato il dipartimento per i problemi con le ragazze. Penso che lui dovrebbe sapere quello che succede qui, ti pare? Sei consapevole di cosa farà Lorraine quando saprà che l'hai scavalcata? Non mi ha dato scelta, non ha nemmeno intenzione di parlarne. A quanto pare non vuole farlo nemmeno il signor Stallard. Ma cosa c'è che non va in questa scuola? Tutti pensano solo a cacciare la testa nella sabbia. Ciao. Le ragazze della squadra mi hanno detto ciò che è successo e sono molto agitate. Janice, ho bisogno d'aiuto. Su, vieni dentro. Allora, che succede qui? Dopo un incontro con la vostra coach e un folto numero di genitori, il professor Spretnik e io abbiamo deciso che tutte voi sarete sospese di nuovo per aver saltato la lezione di martedì. E questo perché così vuole lei? Tutte e quattro riceverete dai 10 ai 12 demeriti. Jerry però ne ha già 10, così il suo totale arriverebbe a 20. E 20 significa l'espulsione dalla squadra. È così, Jerry. Sei espulsa. Ah, davvero? No, dico davvero, perché mia madre rimarrà alquanto colpita da questa notizia. È la seconda volta che cercate di sbattermi fuori squadra e per cosa me lo spieghi? Mi dici cosa cavolo ti ho fatto? Jerry, guarda che non è per qualcosa che hai fatto a me, semmai... Questa ti sta completamente manipolando e tu le dai retta, non è vero? Non è vero? Rispondimi. Mi vuoi rispondere? Vi starete domandando perché io vi regali delle gomme. È un simbolo per cancellare i momenti difficili. So che è curioso, ma l'ho imparato dal mio coach durante il liceo nei momenti in cui voleva ricominciare da zero. E secondo me questa squadra ora deve ricominciare da zero. Posso dirti dove ficcarti quella fottuta gomma? Mancanza di rispetto a un insegnante, 10 demeriti, va pure avanti. Scusi, coach, ma io non ho assolutamente voglia di ricominciare da zero. Niente su di me. No, ci ha solo dato queste. E tu l'hai presa? Perché non le hai detto di ficcarsela nel culo? Perché non lo fai tu? Questa è la nostra squadra, la nostra scuola. Eravamo qui prima di questa puttana e saremo qui dopo che se ne andrà. Volevo che lo sapessi. Sì, certo. E tu dici che questa cosa è iniziata prima dello scorso semestre? Sì, signore. Le garantisco che ho sentito la signorina Carr dirgli: e se tua moglie ci scopre? Va bene, tenete la bocca chiusa, d'accordo? Me ne occupo io. Ho bisogno che tu venga con me per incontrare Pamela, che ha presentato appello per l'espulsione di sua figlia Jerry. Quest'estate al campus hai permesso o no alle altre ragazze di infrangere l'orario notturno per comprare un nastro e fare uno scherzo alle Fab Five? Sì, ma non era un'infrazione perché erano tutte nelle camere con me. Ed è vero che le hai convinte a mandare messaggi sessualmente espliciti al professor Reeve dal tuo cellulare? No, che sta dicendo? Non ho mai fatto una cosa del genere. E allora perché non hai dato loro alcuna punizione? Se si può infrangere una regola e l'altra no, come si fa a capire qual è la condotta giusta? La condotta giusta a scuola è sempre chiara. È vietato bere alcol e non si possono saltare le lezioni. Perché non le dici dell'abbraccio con il... Certo. E dica un po', ha flirtato spesso col professor Reeve, un uomo sposato, in presenza delle ragazze? Lauren, perché lascia che mi tratti così? Non era della mancata condotta di Jerry che dovevamo discutere? Ma non puoi mandare fuori squadra una ragazza e non ricevere qualche domanda sul come e sul perché di questa decisione. Sono curiosa di sentire la tua risposta. Uno, due,
Attento. Oh. Su, coraggio, ragazze. Non siete mai riuscite nell'esercizio oggi. Provate ancora. Su, vai, andiamo. Uno, due. Ecco, così. State dritte. Oh, no. Alzati. Dai. Cindy, alzati. Non riesco a farlo. Sì che puoi, ti ho detto di alzarti. Ok. Non ti sto aiutando abbastanza. Hai mosso le braccia troppo presto e così hai perso l'equilibrio. Ora voglio che tu prima stia su e dritta. Solo dopo puoi stendere le braccia, hai capito? Possiamo riprovare? Sì, proviamo. Dai, forza. Sì. Pronto. Okay. Uno, due. Ora su, bella dritta. Dai. Spingi. Sì. Oh, Brava, Cindy. Lo sapevo. Che ti dicevo? Brava. Bel lavoro, ragazzi. Grazie. Ho fatto il test di recupero. È stata brava. Ehi, Rossa, com'è andata? Sono riammessa. Ok. Lisa, che cos'hai sulla gamba? Niente. Non ho fatto niente. Ok, va bene. Ho scritto le risposte sulla gamba. Mi vuoi sgridare? Come vuoi. Ti ammonirò ancora per la tua disonestà. Sarai sospesa per altre 2 settimane. Vuoi eliminarmi dal Crosstown Showdown? Come stai facendo con Jen? Dovresti pensare alle possibili conseguenze prima di infrangere le regole. Su, riprendiamo. Cindy, allora ricordati, prima dritta e poi le braccia. Ti odio! Tutte qui ti odiano! Perché cazzo non te le vai? Cominciamo con la danza, va bene? Su, dai, ricominciamo da capo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ciao, papà. Mi dispiace disturbarti sul lavoro, ma mi hai detto di chiamarti se la coach mi avesse preso di nuovo di mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mio padre vuole parlarti. Ha sentito Mr. Eisenbrick al telefono e lei ha detto che non puoi escludermi dal Crosstown Showdown. E che se mi dai dei demeriti dovrai dar loro delle spiegazioni. Su, avanti. Parla con lui. Come posso guidare una squadra che è senza controllo? È nel vostro interesse che io abbia un minimo di autorità, altrimenti dica al sovrintendente che mi dimetto dal mio incarico. Signora Tippett. Salve, fammi avere un documento scritto. D'accordo, grazie. Pensi che io lasci? Mi dimetto significa questo, normalmente, sì. No, Loren non accetterà le mie dimissioni, sa che sono una buona coach. Vuole avere il mio scritto da portare al distretto per poter dire attenti, abbiamo un problema. Te l'ha detto lei? Oh, santo cielo, le ragazze penseranno che me ne vada. Scrivo loro una mail. È il periodo più significativo della mia vita. Voi tutte siete per me più di quanto immaginiate. Mamma! Tu sai cosa dire, vero? Non sono un idiota. Mamma, vieni qui. La signorina Kerr ci ha mandato una mail. Dovresti leggerla. Te l'ho detto tante volte, quella è fuori. Mia mamma dice che quella ragazza la mette in imbarazzo e dice che prova imbarazzo per lei che è preside. Il sovrintendente Tompkins ha detto ai miei che non capisce perché lei non la licenzia. Ho letto diverse volte la mail che hai mandato alle ragazze e adesso ho una domanda. Tu hai scritto che piaccia o no, io continuo il mio percorso con voi. Tu lo sai che il tuo percorso qui a Jackson è terminato, vero? Posso vederle prima di andarmene via? Non puoi, mi dispiace. Lascia il campus immediatamente. Addio.